Il pilastro numero due dell'apprendimento olistico dice learn the language as a whole, impara la lingua in quanto entità unica, non ragioniamo per compartimenti stagni, ovvero faccio solo la grammatica, mi concentro solo su questo, faccio solo il vocabolario, mi concentro solo su questo, faccio solo la pronuncia, mi concentro solo su questo, faccio solo lo spelling, mi concentro solo su questo. No, questo è il modo migliore per dedicare una quantità assurda di tempo e ottenere dei risultati veramente, veramente miseri, perché continuerò ad essere lento, continuerò a non avere le informazioni a portata di mano quando mi servono e continuerò a avere delle difficoltà a mettere insieme i pezzi, perché non posso pretendere che il mio cervello in maniera super rapida metta insieme tutti i pezzi se io li immetto in maniera meccanica a compartimenti stagni.